Buonasera a tutti, buonasera, ringrazio tutti gli organi di stampa intervenuti, ringrazio anche i cittadini e il meetup locale. Dunque, questa è una giornata importante perché oggi finalmente possiamo dire qual è il nostro candidato portavoce per le prossime amministrative. Questa scelta non è una scelta che è calata dall'alto, è una scelta che in realtà è figlia della condivisione dell'intero gruppo del Meetup del Movimento 5 Stelle di Nardone. Questa è una scelta che tuttavia non è, diciamo, definitiva da un punto di vista di quello che ci da qui fino alle amministrative ci attenderà, perché dovremmo spedire allo staff, sono tutti pronti, i certificati penali e dei carichi pendenti di tutta la squadra che andrà a correre per queste amministrative. Certificati penali e dei carichi pendenti che sono stati già in realtà acquisiti e quindi prima di poter dire che abbiamo poi effettivamente il nostro candidato portavoce sindaco dovremmo attendere questa formalità da parte dello staff. Tuttavia il gruppo pensava che alla luce anche delle accelerazioni, alla luce anche delle varie voci che in città palesavano da una parte all'altra, ha ritenuto importante anticipare rispetto a quella che sarà poi la certificazione finale da parte dello staff, anticipare questo nome. Il gruppo pertanto, prima della certificazione, quindi prima della formalizzazione della lista, il gruppo continuerà a lavorare così come ha lavorato fino ad oggi, attraverso anche il mio supporto, un supporto che in questi giorni è stato abbastanza proficuo per il nostro territorio e per la nostra città. Di questo anzi ringrazio gli organi di stampa presenti che hanno veicolato le informazioni, quanto avveniva costantemente a Bari. Questo ci fa comprendere come la carta stampata, poi, che tante volte viene detto non svolgere il suo lavoro, invece poi lo svolge egregiamente, soprattutto la carta stampata locale. Detto questo, quindi la scelta è stata, ripeto, una scelta condivisa. Abbiamo cercato di individuare la migliore figura, la figura con un'alta formazione professionale, una figura che si è spesa sul territorio, su più comuni, e quindi che conosce anche la macchina amministrativa. Riteniamo che questo sia molto importante nella figura ricoperta da un portavoce del Movimento 5 Stelle, figura tra l'altro che ha dimostrato di inserirsi già da tempo, perché Massimo da tempo è con noi. Questo gruppo ha fatto poi tanta strada, dal 2011 fino ad oggi abbiamo fatto abbiamo avuto più impegni elettorali, più impegni politici, e soprattutto è un gruppo che è rimasto tale. E questo gruppo finalmente può coronare un obiettivo importante che sono le amministrative le amministrative del 2016. Nardò è il comune più popoloso e quindi per alcuni versi è anche il comune più importante che va alle amministrative il prossimo anno in provincia di Lecce. Questo gruppo ci crede molto e per concretizzare questi nostri buoni propositi abbiamo pensato tutti quanti insieme, senza se e senza ma, nella persona appunto di Massimo De Marco. A lui lascio la parola, si presenterà e descriverà la sua, che non è la sua, idea per il movimento a Nardò per le prossime amministrative, ma in realtà descriverà il programma che è frutto della condivisione, anche questo, e della partecipazione di tutti gli attivisti, ma soprattutto è frutto delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini di Nardò. I nostri programmi nascono sempre dai fabbisogni del territorio. A Massimo lascio la parola. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie Cristian, grazie a voi, scusate il ritardo e grazie per essere intervenuti. Io sono Massimo De Marco, ho 48 anni, sono padre di due figli, sono un ingegnere e lavoro nella pubblica amministrazione. Lavoro nella pubblica amministrazione da più di 10 anni come dirigente dell'area tecnica di alcuni comuni della provincia di Lecce.
Quindi questa mia esperienza lavorativa mi ha consentito e mi consente tuttora di conoscere bene, di stare dentro la macchina amministrativa. Perché io ogni giorno lavoro con la politica, quindi lavoro anche accanto ai politici. E il mio lavoro può essere anche una politica nel senso prettamente operativo del termine, cioè prendere ogni giorno delle decisioni importanti, sia per la comunità che per l'amministrazione per cui si lavora, nel pieno rispetto sempre però delle regole e delle norme. Io sono nato a Nardò, sono di Nardò, vivo a Nardò e quindi conosco bene la realtà neritina. Nardò è una grande città, è la seconda città nella provincia di Lecce, ha un territorio vastissimo, è una città però complessa, difficile, un po' complicata, ha delle diverse emergenze di natura ambientale, di natura sociale e anche urbanistica. Io nel 2011 mi sono avvicinato al gruppo, al movimento, perché volevo conoscere un po' questi ragazzi, volevo conoscere le loro idee, volevo conoscere i loro ideali, anche i loro sogni poi. E ho visto che il movimento nasce proprio dall'incontro di liberi concittadini. Ho visto anche che questo gruppo si è impegnato nel corso degli anni, si interrogava su questioni legate al nostro territorio, cercava di formulare anche delle proposte per il bene della nostra comunità. E allora ho deciso di farne parte, perché la prospettiva su cui si fonda il Movimento 5 Stelle è proprio il cambiamento radicale del concetto delle pratiche attuali di fare politica, in maniera tale da porre il cittadino al centro delle istituzioni, cioè il cittadino deve essere il protagonista, l'attore principale. Non è un fare politica più inteso come un poltronificio, no? dove il poltronificio serve per soddisfare gli interessi di soli pochi privilegiati, ma deve essere un coerente, trasparente metodo di amministrazione di fare politica, andando oltre le facili promesse, il voto di scambio, azzerando quelle che sono poi le negative sindacature che abbiamo avuto qui a Nardò. Nardò oggi quindi ha bisogno di nuovi cittadini liberi dal voto di scambio, ha bisogno di persone che vivano la nostra città come una comunità insostituibile e indispensabile. Quindi è tempo di una politica che recuperi l'etica della responsabilità, ma soprattutto dell'onestà. Detto questo, io passerei a illustrare un po' le linee essenziali del nostro programma in maniera molto sommaria. Allora, partiamo dalla riduzione dei costi della politica, ottimizzando gli uffici comunali, azzerando sprechi e privilegi insostenibili. E noi già a livello nazionale, a livello regionale, abbiamo visto come il movimento sia riuscito a ridurre i costi della politica. I nostri portavoci regionali in soli cinque mesi, sono riusciti, attraverso la riduzione della loro indennità, a mettere da parte 116.000 euro. Soldi che verranno utilizzati in attività sociali di cui potranno usufruire tutta la comunità. E anche nella nostra città abbiamo dei privilegi che ormai non possono più essere sostenuti, parlo dei premi di produttività dei dirigenti, che non sono proporzionati, il loro importo non sono proporzionati effettivamente a quello che loro producono poi effettivamente attraverso la gestione dei loro uffici. Rigenerazione urbana, elaborazione del PUG secondo i principi di sostenibilità e di qualificazione del territorio.
La pianificazione territoriale è un aspetto molto importante per un'amministrazione. Il PUG è un piano urbanistico generale, cioè è una pianificazione territoriale del territorio. E oltre a essere importante a livello urbanistico, è anche uno sviluppo, è un elemento di sviluppo socio-economico del territorio. Nardò ha un piano regolatore vecchio, ormai obsoleto, degli anni 80, approvato negli anni 90, quindi ha la necessità di munirsi al più presto di una nuova pianificazione territoriale. E anche l'edilizia, che è connessa con l'urbanistica alla pianificazione territoriale, deve favorire anche la ristrutturazione del patrimonio esistente attraverso modelli di autosufficienza energetica, è molto importante questo. Lo sviluppo di queste energie rinnovabili deve coniugare sia la sostenibilità ambientale e il fabbisogno energetico. Questo è un obiettivo molto importante perché consente al territorio di dipendere sempre meno dalle fonti di energia tradizionali. E questo fabbisogno energetico comunale verrà ricercato poi attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, sostenibili, attraverso in modo da massimizzare quindi i vantaggi di natura ambientale e anche di quelli economici, sempre utilizzando eventuali finanziamenti da reperire nella nuova programmazione regionale. Poi le promozioni delle ricchezze e talenti locali, del mare, del centro storico, paesaggio, l'enogastronomia, l'arte e la cultura. Nardò è città d'arte, è ricca di bellezze architettoniche, naturali, e il turismo è una risorsa estremamente importante perché è capace di poter sostenere l'economia anche locale. E noi abbiamo una costa bellissima, abbiamo una costa di 22-23 km che deve essere valorizzata, deve essere tutelata a livello ambientale, ma nello stesso tempo si deve pensare a uno sviluppo economico anche di questa costa. Bisogna quindi coniugare entrambe le cose, quindi il piano delle coste che è stato adottato deve anche capire, avere come modello questo tipo di sistema, tutela e sviluppo socio-economico, e non portare l'utilizzo improprio di forme di concessioni balneari che possono in qualche maniera creare, andare a discapito poi della fruizione pubblica anche del demanio. Poi abbiamo l'obiettivo rifiuti zero e la lotta al degrado extraurbano. Questo è un altro tasto dolente per Nardò, perché Nardò ha una percentuale di differenziata molto bassa e c'è molto da fare in questo settore. Il Movimento 5 Stelle ha sempre ritenuto, e anche questo lo sostiene da sempre, che una soluzione definitiva al problema dei rifiuti è l'adozione di un ciclo a rifiuti zero. Cioè la strategia dei rifiuti zero prevede una drastica riduzione della produzione di rifiuti e un elevato tasso percentuale di differenziata, nonché una incentivazione del riuso e del riciclo del rifiuto stesso, perché questo determina un ritorno di natura economica all'amministrazione comunale. Perché attualmente il sistema di raccolta prevede dei costi alti di gestione e quindi chiaramente delle tasse alte anche per i cittadini. Programmi per l'integrazione sociale e attenzione alle nuove povertà favorendo politiche di garanzia al lavoro e al reddito di cittadinanza. Qui a Nardò, dai dati Istat regionali, abbiamo un tasso di povertà che raggiunge quasi il 30%, cioè di cittadini che stanno sotto la soglia di povertà, quindi stiamo parlando di circa 8-9 mila cittadini nell'Italia. E questo è inammissibile, perché una città come Nardò deve garantire il benessere
di queste famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà, che secondo l'Istat è di circa 780 euro al mese. Quindi bisogna pensare a delle forme, tipo delle forme di sostegno, tipo il reddito di cittadinanza, per esempio a Livorno è stato attuato, anche se di natura temporanea, per garantire un minimo di benessere sociale a queste famiglie, a questi concittadini. L'accesso gratuito alla rete internet è un diritto, quindi attraverso wifi libero può essere attuato. E la mobilità alternativa è attraverso le piste ciclabili, le bici pubbliche e i percorsi podistici. Poi anche lo sport è importante, è un importante elemento sociale della nostra città. Noi abbiamo due realtà. In realtà sportive a livello agonistico, e cioè una squadra di basket che milita in categorie elevate, e anche una squadra di calcio che ultimamente sta avendo anche dei buoni risultati. Quindi dal punto di vista agonistico noi abbiamo un palazzetto dello sport che non è all'altezza, ha necessità di continue manutenzioni, non è a norma, e quindi è necessario anche intervenire in quel settore, oltre che per l'attività agonistica, anche per lo sport come a livello amatoriale, quindi creare degli spazi attrezzati, degli spazi che consentono anche ai nostri giovani di poter dedicarsi allo sport e all'aria aperta. E credo con questo di aver concluso. Grazie.